Siamo al Salone Nautico di Genova e siamo con Salvatore Ranieri di Ranieri International. Salvatore, due saloni nautici in rapida successione, uno sforzo logistico importante. Come sono andati questi due fantastici eventi? Sì, in effetti siamo reduci dal Salone Nautico di Cannes, finito praticamente lo scorso fine settimana e subito dopo abbiamo ripreso quindi a correre col Salone Nautico di Genova. E entrambi i saloni nautici direi sono andati, stanno andando bene, molto bene, e la nostra gamma è ben apprezzata sia da clienti italiani che esteri, quindi credo che le premesse per il 2018 siano positive. Sì, si respira un'aria di ripresa, ma in realtà voi andavate bene anche prima, non è vero? Ma diciamo che durante la crisi, la profonda crisi, anche noi abbiamo ovviamente sentito il peso appunto di un mercato che, specie l'Italia, ha avuto un calo importante e tutto sommato siamo riusciti a mantenere la nostra leadership grazie all'estero. Il nostro brand oggi è molto ben apprezzato, molto richiesto all'estero, specie in quei paesi dove la qualità è la prima cosa, ancora prima che il prezzo. Quindi ritengo che l'estero in questi anni di crisi ci abbia particolarmente aiutati a superarla in maniera direi positiva. Infatti la vostra è un'azienda molto attiva, in Italia e soprattutto all'estero, come hai detto tu. Quali sono le nazioni che vi danno più soddisfazione e in quanti paesi ormai commercializzate i vostri prodotti? Sicuramente l'Europa in generale è l'area geografica dove il nostro brand è più diffuso, anche se abbiamo dei distributori direi anche importanti, extra CE, quindi in Cina, Taiwan e non solo. Quindi stiamo sviluppando un mercato anche statunitense dove diversi dealer americani sono seriamente attratti dal nostro prodotto e dovremmo a breve partire anche in quei mercati. Un'azienda molto attiva anche in termini di nuovi modelli. Quest'anno addirittura due, abbiamo il 290 SH e il 370 Executive. Sono due modelli che avvicinano molto al diporto a medio raggio anche. Puoi descriverci quali sono le peculiarità più importanti di questi due nuovi modelli? Sì, diciamo che un po' tutta la nostra gamma riscuote notevoli consensi. La linea Next, lanciata sul mercato lo scorso anno col 370 SH, ha avuto un gran successo e sulla scia di questo abbiamo quest'anno presentato due novità, il Next 290 SH e il Next 370 Executive. Entrambi i modelli sono studiati in modo da utilizzare e ottimizzare al massimo gli spazi e le rifiniture di questa linea sono particolarmente elevate, quindi entrambi i modelli si proiettano verso un mercato, verso un'utenza direi esigente. Quindi il 370 Executive così come il 370 SH hanno sicuramente una clientela medio-alta. Il 290 SH, il Next 290 SH, per via delle dimensioni un po' più contenute, si rivolge ad un pubblico sempre comunque esigente, ma con un budget economico un po' più modesto, diciamo. Voi siete anche molto conosciuti per la famosa linea Cayman, quella dei famosi Rib. Cosa dobbiamo attenderci per il futuro su questa linea di prodotto? Sì, la scelta che qualche anno fa abbiamo fatto di presentare e quindi presentarci sul mercato con una serie di gommoni, appunto il Cayman Line, direi è stata una scelta inizialmente molto azzardata, molto rischiosa, ma alla fine ha dato degli ottimi risultati. E anche sulla linea dei gommoni siamo in continua evoluzione, stiamo lavorando e presenteremo a breve, tra pochi mesi, il nuovo Cayman 38 Sport Touring, un natante la cui lunghezza fuori tutto supererà gli 11,50 m
motorizzato sia fuori bordo in doppia e tripla motorizzazione, sia in versione entro fuoribordo. Ci rivedremo fra l'altro prossimamente, immagino che gli appuntamenti di Parigi e poi di Düsseldorf siano parimenti importanti per voi. Parliamo un attimo di qualità. Siamo qui al vostro stand e vedo un livello di finitura decisamente alto, o comunque un livello in cui il particolare non è mai lasciato al caso. Quanto è importante la qualità in casa Ranieri? Diciamo che secondo la nostra filosofia qualità e sicurezza sono l'obiettivo principale secondo il quale ogni nostro progetto viene studiato. Quindi la prima cosa da fare per noi è la qualità, la sicurezza di chi naviga con una barca Ranieri International e di conseguenza tutto ciò che riguarda il comfort in barca, l'utilizzo degli spazi, ottimizzando e quindi cercando di dare in mano a chi acquista un'imbarcazione Ranieri International il massimo di ciò che oggi il mercato propone. Se non ricordo male, voi avete un'altra caratteristica distintiva, abbastanza particolare, peculiare solo di Ranieri International. Avete uno showroom di dimensioni incredibilmente grandi. Sì, abbiamo deciso qualche anno fa di aprire uno showroom al nord, quindi a Castellanza, in provincia di Varese, e a pochi chilometri dall'aeroporto di Malpensa, una location strategica per abbracciare sia i clienti e i nostri rivenditori del nord Italia, ma anche del centro Europa. A questo showroom infatti noi ospitiamo tantissimi clienti, anche esteri, che vogliono comunque avvicinarsi al prodotto Ranieri International. Avete tutti i modelli in esposizione nello showroom? Ma diciamo che a rotazione sì, nello showroom riusciamo a far entrare dai 15 ai 20 diversi modelli. La nostra gamma oggi è composta da circa 35 modelli di imbarcazioni, quindi barche rigide, e 11 modelli ad oggi di gommoni. Quindi per esporre contemporaneamente l'intera gamma servirebbero due volte gli spazi che noi abbiamo. Quindi a rotazione tutta la gamma durante il corso dell'anno viene comunque esposta. Quindi non solo saloni nautici itineranti, ma anche un salone nautico privato e visitabile a Castellanza. Salutiamo Salvatore Ranieri, ringraziandolo per aver risposto alle nostre domande, ed è tutto dal Salone Nautico di Genova. Grazie e buon lavoro.